Come far convivere ricerca, assistenza e cura in un sistema sottofinanziato? Rapporto tra programmazione e risorse è il titolo del 18° convegno scientifico organizzato dalla Fondazione Lilli Funaro, tenutosi nel fine settimana appena trascorso nel Salone degli Specchi del Palazzo della Provincia di Cosenza, sotto la direzione del dottor Maurizio Berardelli. È emozionante ogni volta che si inizia un convegno per Lilli e spero che gli argomenti, come dicevo, di quest'anno siano anche da traino per quello che potrebbe essere il futuro di tutto il mondo scientifico, perché noi ogni anno con la Fondazione Lilli Funaro abbiamo la possibilità di designare delle borse di studio per giovani ricercatori. I giovani ricercatori, nella maggior parte, vengono dalla nostra Università della Calabria. Sapete tutti che già si è arricchita del corso di medicina e chirurgia, quindi si sta ampliando anche in questo ambito. Un momento particolarmente significativo del convegno è ciò che rappresenta il nucleo dell'attività della Fondazione Lilli Funaro. È stata l'assegnazione di borse e dei premi ai giovani ricercatori calabresi. Come ogni anno, tantissimi relatori si alterneranno per fare il punto della situazione su quello che è la ricerca, a che punto siamo arrivati e quanta strada ancora bisogna fare. Questa per noi è l'occasione anche per chiudere un po' il cerchio dell'anno appena concluso. È per noi motivo di grande orgoglio quello di finanziare gli studi di questi giovani ricercatori. Nel corso di questi anni abbiamo superato la cifra di 250.000 euro in progetti di ricerca e borse di studio. Associazioni, fondazioni come la nostra servono per poter dare un contributo concreto e permettere a questi studiosi di continuare in maniera concreta i loro studi anche qui nel nostro territorio.